Benvenuti in questo nuovo video, ciao Burdel, come state? Allora, oggi vi porto nella mia cabina armadio per un motivo. È arrivato un pacco che ho acquistato su Amazon e finalmente, sì, andiamo a cambiare tutte le grucce. Adesso vi faccio vedere. È da un po' che le volevo cambiare, ma non essendo una spesa, cioè non essendo una cosa prioritaria, ho pensato, ok, va bene, lo farò, dai, quando mi va. E era da tanto che lo volevo fare, quindi l'altro giorno ho detto basta, adesso li acquisto. Non ne ho acquistate tante, quindi non mi basteranno, quindi questo video durerà in più step. Ecco, iniziamo oggi, anche perché non ho comprato quelli che si agganciano, tutti quelli che non si agganciano non posso mettere, cioè, oddio, quindi tutti quelli che si agganciano non posso metterli. Però di grucce ne ho prese 50 e non mi basteranno. Comunque adesso andiamo a iniziamo a scambiarli. Allora, apriamo il pacco che è laggiù. C'ho sempre l'ansia di poter tagliare qualcosa là sotto. Poi con una mano non è proprio semplice. Anzi, per niente semplice con una mano. Non so ora cosa sto riprendendo. Ok, proviamo ad aprire e vedere se ce l'ho fatta. Ok, dai. Le ho scelte, dico non sono riuscita, le ho scelte color tipo panna. Le volevo tantissimo rosa, ma poi ho pensato, visto che in questo armadio ci sono anche le cose di Alex, allora appeso la maggior parte è roba mia, però là voglio andare a mettere tutti i pantaloni di Alex appesi, là ci sono le sue camicie, i giubbotti, insomma, dai, potevo fare tutto rosa. E quindi ho preso color tipo bianco, avorio, ecco. Ora apro di qua che con una mano non riesco. Ah, però le ho prese sì chiare, ma con un tocco dorato. Queste qui sono dorate. Io super super contenta. Ecco, ho fatto il mio primo danno. Andiamo a metterle tutte sul letto. Oggi piove, quindi sei stata Dio con l'arietta, la pioggia che scende, però non si vede niente, quindi accendiamo la luce. Ora le porto tutte qua. Mi sa che nel frattempo farò anche un po' di decluttering. Allora, questa, ecco esatto, questa è rotta, ma posso tagliare. Tanto non mi serve più. Sono bellissime. Adesso le faccio vedere. Sono bellissime perché sono super sottili. In vellutino così non cadono. Qui c'è anche per i pantaloni e questa è in oro. Bellissimo. E questo ho deciso che non me lo tengo più nell'armadio perché questo me l'ha fatto la mia nonna col pizzo, guardate che bello. Questo me l'ha fatto la mia nonna. Ma ragazzi, non ci sto, ci sto più, l'ho sempre portato poco perché avevo paura di rovinarlo, però lo tengo perché è un pezzo troppo importante, insomma. Però non più nell'armadio aprirlo e vedere che non ci sto. Vestitino di pizzo nero classico che non si usa mai, ci vuole sempre. Sono dimenticata di dirvi che questi si girano a 360 gradi, comodissimi, e che li ho comprati su Amazon, non mi ricordo se l'ho detto.
better days. Got the sun laying low as I'm burning down the highway. The rearview mirror's got everything I couldn't take. But up ahead I got everything I need. I got adventures coming my way. Intanto io sono andata avanti, come vedete, qua, poi vi farò vedere tutto, ma vi voglio far vedere, Alex è andato un attimo via e come vi dicevo è andato a portare il lettino, vi voglio far vedere, sono tutti qua a dormire, lì c'è Matisse che dorme sui scatoloni, lì c'è la Minou che dorme sui scatoloni che dobbiamo ancora buttare, qui c'è la Maggie. Ancora un po' di cose da fare, nel senso che ho fatto un... devo provarmi dei vestiti, insomma. Comunque guardate, anzi adesso vi giro. Andate a rivedere il prima, perché guardate il dopo com'è, cioè che meraviglia. Appunto mi mancano questi qui, con le pinzette da comprare. Guardate che meraviglia. Ho anche messo, anche questi mi mancano, e ho anche messo questi due pantaloni e niente, quindi dovrò prendere un altro pacco sicuramente con quelli con le pinze e poi mi mancano questi, le camicie di Alex e le cose che sono da lavare, insomma, quindi mancano ancora un pochino di cosine. Però guardate, cioè, la differenza da prima a dopo, guardate con questi come sono, guardate questi, anche la dimensione, portano via pochissimo spazio, bellissimo, sono contentissima. Ora ho fatto decluttering solo di questo che avevo fatto vedere, che però appunto terrò per affetto, però qui ho diviso le grucce per come sono. E devo decidere, penso che terrò queste in legno che le posso usare magari anche per i cappotti, quelli più grossi, e queste come scorta con il fiocchettino carine, ma tutte le altre le do via perché io se ho comprato le altre non voglio poi fare mix, cioè queste sono solo per l'emergenza, anche perché prenderò un altro pacco appunto per concludere i vestiti che mi mancano e poi spero che me ne rimangano un po' per appunto le scorte. E poi qua tutti questi qui in realtà vedete sono stata più brava nel decluttering, nel senso che mancano questi vestiti che devo provare, devo decidere un attimo, quindi manca questa cosina qua. Buongiorno, oggi è martedì 10 e sono arrivate le altre. Ho fatto l'ordine subito quando ve l'ho detto, praticamente alla sera l'ho fatto. E io contentissima perché come potete vedere è arrivato contenta. Cioè in realtà non l'ho fatto la sera, l'ho fatto ieri mattina presto. Lunedì mattina, sì, alle 6 della mattina che ero sveglia. Quindi niente, si continua il lavoro, contenta perché così non lascio le cose a metà. We'll be right back.
questo momento Samuel si sta un po' riposando con i cartoni, che è stanco, ma è mezzogiorno, giusto 5 minuti, che dobbiamo andare a fare la pappa. Questa è la situazione, intanto che c'ero ovviamente ho pulito, dato la polvere anche lassù. E qui ho fatto un cambiamento perché ho messo le camicie di Alex su, che mi piacciono molto di più, con più larghe e tutto, e ho abbassato questa mensola di uno, così le camicie non toccano, non mi piaceva che toccava, e qui sotto metterò i giubbotti qua, tanto quei giubbotti principalmente durante la stagione estiva, che sono tutte qui, perché durante la stagione invernale un po' prima quelli di jeans, poi quelli di pelle, poi quelli grossi sono costantemente in lavanderia, dove poi appoggiamo i giubbotti che usiamo in quel momento, quindi ok. E niente, adesso sto aspettando, troppo bello questa luce, sto aspettando i pancini, che mi è arrivata l'email che stanno arrivando, quindi poi andrò anche a fare queste. Mi manca di là, mi manca quel pezzo laggiù in fondo di, per la polvere in alto, e poi basta. E adesso inizio a mettere i cappotti, penso che saranno gli unici in cui non userò quelle grucce, userò quelle di legno che avevo comprato tempo fa e non mi va di, cioè, dare via, buttare via. Userò quelle per i giubbotti, che sono più pesanti, semplicemente perché tanto sono qui dietro e non ho voglia di spendere altri soldi per queste belle grucce, tanto non si vedono i giubbotti. E poi niente, praticamente niente, adesso appunto finisco, poi vi faccio vedere. Avevo intenzione appunto di non usare quelle grucce per i giubbotti e di tenermene un pochino come scorta, perché adesso a lavare, ho fatto le lavatrici ieri, non ci dovrebbe essere niente, forse giusto due vestiti che ho a metà, uno che ho usato ieri e uno che è lì a metà, però se fai dello shopping così voglio averne due o tre di scorta. E poi qui ho tirato giù queste due scatole che erano lassù in alto ed erano le cose che ho detto voglio tenere, ma vediamo. E quel vediamo ormai è passato un anno, sì, da quando ho fatto questa cabina armadio, perché prima c'era l'armadio, quando ho fatto, io ho fatto tante volte decluttering da quando abito qui, ho letto un libro quando ero in affitto che mi ha svoltato proprio. Io ero la classica del tengo tutto, potrebbe servire, venivo anche da una famiglia così del tieni tutto e bla bla bla. E niente, praticamente quando ho fatto il trasferimento dalla casa in affitto a qui c'è stata la mia prima volta, il mio primo decluttering c'è stato, ecco, e con la scusa del trasferimento, ma perché io avevo tantissime cose, ma veramente tante, cioè avevo tantissimi vestiti, ragazzi, tantissimi, ma perché la metà erano quelli di quando ero ragazzina, che non andavano più di moda, alcuni tutti magari sfibrati, cioè altri magari anche per carità erano buoni o tenuti bene, ma comunque che non mi rappresentavano più, quindi che senso aveva? Avevo sempre questo armadio strapieno di robe e alla fine non le mettevo mai queste cose. Quindi alla fine che cosa ho fatto? Il mio primo decluttering lì, poi dopo un po' ne ho fatto un altro, perché ne sentivo proprio l'esigenza. Quando lo fai ti rendi conto di come si sta bene, cioè come ti liberi. Poi fatelo una volta, poi vi renderete conto, riesco a parlare stamattina, che non vi mancheranno quei vestiti, neanche vi ricorderete, io neanche mi ricordo quello che ho dato via. Mi ricorderò giusto due o tre cose che mi sono rimaste in mente. Quindi ho deciso, cioè da quella volta lì ho deciso di farlo periodicamente, magari quando facevo il cambio stagione, anche se il cambio stagione non l'ho più fatta quando sono venuta in questa casa, perché ho sempre avuto l'armadio enorme, però magari mettevo le cose invernali più in avanti e quelle estive più indietro, ecco, facevo un change giusto per avere le cose più a portata di mano, e con la scusa davo un po' di polvere, e in quel momento lì sempre con la scusa facevo un po' di decluttering piano piano finché l'anno scorso, esattamente dopo 4 anni che abitavo qui, perché quando siamo venuti a abitare qui poco dopo c'è stato il Covid, poi Alex mi ha chiesto di sposarlo, ci siamo sposati, poi sono rimasta incinta, ho avuto Samuel, quindi ci sono sempre state altre priorità. L'anno scorso abbiamo iniziato a mettere davanti un po' le priorità della casa, perché volevamo fare delle cose, dei lavori, e abbiamo sempre lasciato da parte,
E ci siamo appunto finiti finalmente la camera da letto, finiti finalmente la cabina armadio, abbiamo smontato l'armadio, abbiamo detto ciao, perché qui noi abbiamo un bel corridoione che non usavamo. E per avere una camera ancora più larga ho eliminato l'armadio dalla camera e ho deciso di fare questo corridoio, renderlo cabina armadio, perché poi nel corridoio c'è solo questa porta che è il bagnetto piccolo, che è il nostro bagno praticamente. Di là abbiamo un altro bagno, quindi c'è praticamente questa è la nostra area. Camera, bagnetto privato e ci siamo creati la nostra cabina e quindi ci manca solo la porta che dobbiamo ancora fare. E quindi con la scusa anche di tutto questo cambiamento, perché poi abbiamo fatto la cameretta di Samuel, abbiamo sistemato la lavanderia, sistemato il garage, sistemato la sala, che molte cose erano già sistemate, però le abbiamo quei tocchi, tipo cambiato il divano, cambiato uno sportello, cambiato, dobbiamo ancora cambiare le sedie in sala, abbiamo cambiato le sedie in cucina, quelle piccole cose che ti fanno cambiare. Poi ho comprato tutti i Faccio vedere, ho comprato tutti i contenitori, questi qui, e quindi ho rivoluzionato tutta casa, ci ho contenitori ovunque, pure in bagno. E quindi con la scusa di risistemare tutto l'anno scorso è stata una figata, perché a me piace da morire questa cosa, fare queste cose, sono andata ad aiutare anche la mia amica l'altro giorno appunto. E niente, con la scusa di questo ho fatto altro decluttering, ma in realtà l'anno scorso ho fatto il vero decluttering, ragazze, perché dopo nel frattempo ho scoperto, ho letto altri libri in questi anni, ho scoperto una che seguo su, non mi ricordo neanche se l'ho detto in qualche video su YouTube, e mi ha proprio rivoluzionato, e quindi ho fatto il vero decluttering l'anno scorso, cioè veramente. Non so se ho qualche foto, qualche video, se ce l'ho lo metto, ho fatto delle. Cioè, stavo da Dio, dopo stavo da Dio. E quindi poi non si smette mai di farlo, perché dopo magari ogni tanto quando sistemi una o due cosine le dai via, ecco, o le metti via, quelle che non ti stanno più, quelle rovinate, però quando sei messa come ero messa io bisogna farne uno prima grosso. E niente, quindi adesso. Avevo deciso di fare, mi stavo perdendo, avevo deciso di fare questa scatola con le cose appunto che non so se ero un po' indecisa, quindi ora le riprendo, le riguardo e penso che le darò quasi tutte via, perché mai usate in un anno, alla fine non le ho mai tirate giù perché poi non mi stanno, quindi vabbè. Dopo 7 minuti e mezzo di chiacchiere penso che posso ritornare a fare i lavori che stavo facendo. Vedete, questa è una di quelle cose che io poi faccio i video dove non mi sono neanche pettinata, struccata, vabbè, più vera di me non so chi c'è. Questa è una di quelle cose che, ok, ora mi sta pure anche un po' stretto perché, cioè, non riesco a muovermi, quindi non so se, neanche se è fattibile usarlo, anche perché in inverno sotto ho cose più grosse, ma è una di quelle cose carine, che dici carino, ovviamente è finto, ragazza. Ci mancherebbe, ma carino, carino, carino. Ma poi quando lo metti, che quando fa un freddo cane, qui hai freddo e qui hai freddo, decatteriamo. Ciao, lo metterò su Vinted, penso. Supposto, ma in realtà sono passate almeno forse 2 ore, un'ora e mezza. Ho fatto delle cose, è arrivato Alex, ho cucinato, abbiamo mangiato. Nel frattempo è arrivato Amazon di nuovo e mi hanno portato finalmente le pinzette. Quindi ora facciamo anche questo. Intanto vi faccio vedere cosa ho fatto qua. E vabbè, le camicie penso che già ve le avevo fatte vedere. Ho aggiunto i giubbotti di jeans e qua ho aggiunto i giubbotti. Si è sentita la confusione Alex che gioca con Sam in sottofondo, Leanne in un'altra stanza. Le ho prese beige. Ora, Madonna. È possibile che siano impolverate. Sarà il fatto che sono velluto, dai. Vado a prendere. Ci ho messo un attimo. Questo pezzettino che c'è qui dentro, piccolo, va incastrato qui, che sembra che si debba rompere, invece è fatto apposta. Così poi dopo sotto metti il vestito qua.
così. Andiamo a mettere tutti gli altri. Possiamo concludere questo video. Grazie di avermi fatto compagnia e ricordatevi di seguirmi, mi raccomando. Ma adesso vi faccio vedere come ho fatto il tutto. Allora, lì ci sono tre pellicciotti che voglio vendere. Dentro a questa sporta ci sono letteralmente quattro cose: una felpa di Londra, un vestito fatto da mia nonna a mano, un vestito di un matrimonio, un vestito che ho preso al primo appuntamento, che ho messo al primo appuntamento con Alex. Sono quattro cose a cui sono affezionata e me le tengo. Allora, se sono 20, no, se sono 4 non cambiano la vita. Questo l'ho tirato giù, ma lo faremo in un altro video, quindi continuate a seguirmi. Qui dentro ci sono tutte le cose di danza della palestra che non mi stanno più, perché io un tempo insegnavo, quindi avevo una miriade di roba. E nel tempo poi molte cose si sono rovinate, però ho fatto fatica a darle via. Comunque ho fatto un po' di decluttering anche su questo. E qui è tutto quello che mi sono tenuta. Ora l'ho tirato giù, ma lo farò un'altra volta. Però intanto l'ho tirato giù per ricordarmi che voglio dare un occhio, perché insomma potrei ricavarmi dello spazio, ormai queste cose non mi servono più. Poi qui ho due giubbotti che non voglio più, questa camicia che è di Alex e deve andare da lavare, poi dopo tornerà nell'armadio. Cioè, vi rendete conto? Vi sembra una cosa normale? Questi sono tutti attaccapanni che ho e che ora metterò in vendita, me ne voglio assolutamente liberare, metterò su Vinted a pochissimo. Questo è tutto quello che ho declatterato, quindi io sono stata molto brava, contando che, come vi ho già spiegato, ho fatto già un sacco di decluttering. Ora dovrò capire se metterlo in vendita o donarlo, regalarlo, vedo un attimo, però oggi non ho più tempo, quindi magari stasera o domani, ecco. E qui questo è lo spruzzino da lavare, quelle sono due maglie nuove, quindi devo ancora sistemare. Queste sono due cose di Alex che devo lavare, poi andranno anche loro nell'armadio. Quelle sono le cose da stirare appena lavate. E ho finito di pulire là sopra e questo è il risultato. Sono molto contenta, guardate quanto sono belli gli attaccapanni, tutti uguali, tutto in ordine. E devo mettere a posto solo la scala lassù. Non fate caso che lì non è sistemato bene, ma col fatto che questo sabato e questa domenica andiamo via, oddio, forse quando guardate il video sono già stata via, c'è lo zaino, non sono stata a sistemare perché lo devo andare a prendere. Ecco, lì c'è il buco di quella scatola là, che vedete, se non mi serve più quella scatola creo spazio dove posso mettere qualcos'altro, ecco. E qui la novità, qua tutto come vi ho spiegato prima, ecco, tutto a posto. La novità è che qui ho appeso i pantaloni, quelli più eleganti, jeans, pantaloni sportivi o pantaloni più estivi normali, sono ancora nel cassetto piegati, però quelli più eleganti, che ho visto che nel cassetto poi si stropicciano, sarebbe meglio appenderli, quindi questo spazio era praticamente vuoto e ho deciso di mettere quelli di Alex e i miei, però non sono soddisfatta perché li vorrei appendere più lunghi, perché secondo me così si stropicciano ancora, quindi dovrei togliere questa mensola così si allungano fin qua che lo spazio ce n'è in abbondanza. Quella lì non so dove la metterò, quella foto, e ci penserò. Però poi questa mensola non so più dove metterla, perché l'avevamo pensata lì e non ho altro spazio dove metterla, perché è fatto così questa cabina armadio, l'abbiamo fatta così, non so se vedete, questi qui sono i buchini e io posso cambiarla come mi pare a me, ecco. Però l'ho studiata così, con il buco qui per la cassettiera che avevamo già, quindi non mi serve. Qui c'è già una mensola che comunque non uso, mi serve solo per l'aggancio, però anche metterla qui mi sbatte dopo le camicie, mi scoccia. Lì ci sono i vestiti lunghi, non lo so.
Vedremo. Comunque sono molto soddisfatta. Grazie di avermi seguito. Vi rimando un bacio e mi raccomando, se vi va di sostenermi e vi va di seguirmi in altre avventure, iniziate a seguirmi, iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, un commentino, quello che volete. Anzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete consigli. E ci vediamo alla prossima. Baci, ciao!